bambino di 11 anni nella mattinata di ieri è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua cameretta Venafro nella provincia di Isernia. Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale veneziano di Isernia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che si è deciso di trasferirlo a Santo Bono di Napoli. La polizia stradale ha così scortato l'ambulanza per i 110 km che separano le due città, consentendo al mezzo di soccorso di ridurre i tempi di percorrenza. Meno di un'ora per arrivare all'ospedale pediatrico di Napoli, dove adesso il bimbo è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Nel frattempo sui social network tantissime persone pregano affinché il bambino si ristabilisca, ma ci sono anche polemiche per l'assenza in Molise di un'eliambulanza che avrebbe accorciato di molto i tempi di trasferimento da Isernia a Napoli.